Noi oggi siamo qui a Pontegallo per farvi vedere le condizioni in cui si trova questa zona, che è comune di Messina. Vi mostreremo le immagini dell'unica via d'accesso, che è non soltanto pericolosa e maltenuta ed è soprattutto piena di rifiuti e di cespugli, e d'inverno si trasforma in una torrente pericolosissimo per le famiglie che risiedono in quest'area. Alle mie spalle c'è, come potete vedere, il pennello, la barriera frangiflutti che è stata realizzata a Villa Franca, perché quella è Villa Franca, che di fatto di conseguenza ha comportato, per mancati interventi in questa zona, l'erosione totale di tutta quest'area, che minaccia quotidianamente quelle che sono le abitazioni. Infatti vedremo tra poco anche il crollo che si è registrato in una di queste abitazioni. Come vedete c'è anche uno scarico fognario che di fatto rende invivibile tutto questo tratto. Il mare dapprima era almeno 50 metri, se non di più, indietro. Con il passare del tempo, degli anni, e con il fatto che non ci sono stati interventi, di fatto il mare è arrivato fino al ridosso delle abitazioni. C'erano addirittura degli uliveti che sono stati spazzati via sostanzialmente dall'erosione, e come potete vedere ormai minacciano le case. Le famiglie dicono noi ci ritroviamo nel salotto di casa la sabbia, ci ritroviamo i sassolini, e come vedete il mare arriva a lanciare i massi fino proprio alle abitazioni. Chiaramente chi abita qui ha cominciato ad andar via, a scegliere dopo tanti anni e come unica soluzione per la propria incolumità e la sicurezza, visto che non ci sono interventi, la scelta è quella di lasciare queste case. Come vedete c'è anche una scala, l'uscita di questa abitazione che ormai di fatto è in acqua, quella scala poggia sul nulla. D'allarme è delle 25 famiglie che abitano a Pontegallo e che hanno chiesto l'intervento di tutti, dell'amministrazione comunale, della protezione civile, perché questo comunque non era a demanio, questa erano terreni privati. Come dicevo prima, quando sono state acquistate e realizzate queste case c'era un uliveto e il mare era molto più indietro. Qua alle mie spalle è il punto in cui è crollata l'inverno scorso, sostanzialmente l'acqua è arrivata fin dentro le fondamenta e ha fatto crollare questa abitazione, che ora è messa a serio pericolo. Sicuramente purtroppo quest'inverno ci sarà l'ultima puntata su questa abitazione, ma ora ci sono tutte le altre famiglie che sono terrorizzate perché devono affrontare un inverno con questo rischio e senza nessun intervento a tutela delle loro abitazioni e del loro tetto. Ecco, basta vedere che questo terrapieno che c'è alle mie spalle, un anno fa, quindi non tantissimo tempo fa, arrivava sostanzialmente fino a qua. E la spiaggia arrivava fin qua, perché tutto questo sono le fondamenta di questa villa. La spiaggia era qua. E le famiglie adesso hanno paura e chiedono un intervento che a questo punto deve essere urgentissimo.